Acqua. Ti ringrazio. Inizialo così, tipo. Sembra molto molto casual. Acqua. Ma non vedo perché no, l'altra volta avevamo cominciato con io che mi versavo la birra. Sì, no, ma la puntata è iniziata, quindi... Salve a tutti! Senza volerlo stavo per fare il tuo monologo. Il cialve. Questa sarà, speriamo, la quarta puntata di Una Tazza di Caffè. Doveva essere la prima. Esatto. E invece, esatto, perché purtroppo... Ma in realtà... Non uscirà neanche questa, molto semplicemente a noi piace invitare Mileto sì, e a casa di Folla e parlare con lui per un'ora e mezzo. E quindi sì, siamo qua per questo. Ma infatti noi ti ringraziamo per essere tornato. Figurati. Perché lo ripetiamo per chi l'avevamo già detto in una scorsa puntata, ma avevamo girato una puntata intera con te. Esatto, la prima, poi, la pilota. La pilota, la pilota, esatto. Eri l'ospite originale, il primo. Esatto. E poi... Dio ha voluto che questa puntata non venisse mai sentita no, da nessuno. Assolutamente no, non attribuite all'altissimo, per cui ho un massimo rispetto delle decisioni tecniche. Tra l'altro io la prima puntata, se non ricordo male, ora dicevo un difetto di questo podcast, poche donne. E siete riusciti a peggiorare la cosa, perché avete fatto capire che per essere invitata come donna qua devi andare a letto con uno dei conduttori. Qualcuno l'avrebbe detto prima o poi, lo sapevo. Peggio ancora. Valeria non è mai andata a letto con me, quindi... Perché voi comici fate l'amore qua. Voi comici, esatto. Categoria da cui tu ti dissoci. Assolutamente. Lui si dissocia perché lui ha fatto l'amore tante volte. Io... Sting e subito dopo io, esatto. Sesso tantrico ogni sera. Aspetta, hai detto sesso tantrico? Sesso tantrico, perché io una volta avevo sentito sta roba che Sting faceva sesso tantrico e tipo scopava per 7 ore di fila senza venire. Ma c'è una mai. Definizione di sesso tantrico è scopare in un certo modo o scopare sì tanto? È tipo, lui credo sia, credo derivi da... Ora sicuro sto dicendo delle cavolate, però credo derivi dallo yoga, da quel mondo lì. Ok. Tramite delle tecniche lui può fare sesso, e anche lei, la moglie, credo sia, consista nel fare sesso e raggiungere l'apice del piacere, quello che immediatamente precede l'orgasmo, e restare lì per 7 ore. Ah, wow, ma è tipo una roba spirituale un po'... Credo di sì. Ok, quindi riescono a mantenere il piacere più a lungo con queste tecniche. Ma è una roba che devono fare entrambi, cioè nel senso, perché capisco che lui arrivi all'apice, sì, lei vabbè, non si rompe diciamo il cazzo 7 che ore. È chiaro che se lei fallisce possono continuare per altre ore, se lui fallisce no. Se lui no, quello sì, cede, però in 7 ore lei ad un certo punto può anche dire... No, ma credo... 5 ore e mezzo è comunque un ottimo... Va bene così, secondo me. E cioè non è che se domani dici che hai scopato per 5 ore e mezzo la gente dice, ah beh, ok, immagini, prossimo argomento. Potevi fare meglio. Immagini lui che viene dopo 5 ore e mezza e fa: ti giuro, è la prima volta che mi capita. Guarda, no, scusami, è che sei troppo bello. È che sei troppo bello. Oh, mi dai 5 minuti? Secondo giro, promesso. Secondo giro duro di più. Promesso. Ti giuro, ci vediamo domani. Vabbè, no, allora, Francesco Mileto, un comico, un autore anche. Un intrattenitore. Mattatore. Scusa, hai ragione. Io mi identifico come mattatore. E io, tra l'altro, cioè la prima volta che noi ci siamo, nel senso che ci eravamo conosciuti, no, forse ci siamo conosciuti proprio a battute. No, te. Ci siamo conosciuti a un open mic alla Santeria Piccola. Ah, può essere. Io con queste cose non mi ricordo mai niente. Quanto però... ti senti un big in questo momento? Sì, sì, non sì, ricordarti. No, quando... no, mi sento una merda perché vorrei tanto ricordarmi queste cose. Invece faccio sempre figure di merda. Però possiamo dire, siamo diventati grandi amici, perché questo è il tema del podcast. Tutti gli ospiti sono essere grandi amici a battute. Sì, esatto. Sì, sì. E qui... siamo tipo Sanremo, che devono far vedere Fiorello e Amadeus quanto sono amici. Ah, sì, sì. Ciuri! Sì, in questo podcast è così, è così. Noi siamo fieri di avere questi grandi quindi amici. Quindi avete fatto amicizia a battute, noi abbiamo convissuto a battute. Avete convissuto, e ricordiamo. E di più.
Ricordiamo però battute, non che ci sia bisogno di ricordarlo, ma se qualcuno abbia vissuto in un altro pianeta, avesse vissuto in un altro pianeta, battute... Se qualcuno di voi avesse commesso questo crimine gravissimo di perdersi un programma che andava in onda a mezzanotte e mezza su Rai 2... Beh, comunque era un gran bel programma, ed era su quindi un programma comico su Rai 2... Sì, seconda serata... In cui si facevano battute. Esatto. Sì. Questo. Che però il programma era battute col punto interrogativo. Credo nessuno ha mai il coraggio di pronunciarlo correttamente. Credo che lo volessero definire infotainment. Ok. Perché davano anche le notizie. Panel, sì, sì, è vero, ci può stare. E poi è diventato dopo. È diventato conosciuto come la rampa di lancio di Valerio Lundini. Esatto. Perché c'era Lundini lì. E in realtà poi quello è stato anche un vantaggio di battute, perché quando è andato in onda l'hanno visto pochissime persone. Però... No, comunque aveva il suo pubblico. Aveva, sì, però cioè, io ho visto che ha avuto una rinascita dopo la pezza, dopo che la pezza è diventata famosa. La gente si è andata anche a riscoprire battute e comunque piaceva. Ma secondo me una certa fetta di persone se l'è andata a vedere dopo. Cioè, noi secondo me avevamo bypassato completamente tutta la fascia dai 16 ai 25 quando andava in onda battute, a parte il giorno del che prima c'era il collegio. Madonna. Che lì dopo, tipo, dopo le puntate del collegio, che era un traino della Madonna, sì, sì, ci arrivavano i follow delle dodicenni su, bam, 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 fantastico. Immediatamente, sì, sì. Questo è Mileto che si vanta di quante volte ha fatto all'amore grazie al suo lavoro nel mondo dell'intrattenimento. Con le 12. Esatto. Ha appena detto 12. I've got the moves like Indro Montanelli. No, però è vero che... Cioè, mi ricordo che era un evento quando c'era il collegio prima di noi, perché veramente facevamo il triplo degli ascolti che facevamo di solito. Se no poi erano signori su Twitter. È vero. Che scrivevano cose. Signori... Molte persone omosessuali seguivano il programma e ci commentavano su Twitter. Non voglio dire una cosa, solo gli omosessuali guardano la televisione ormai, Giordano. Questa mi sembra un po' un'esagerazione da parte tua. 90% omosessuali e signore sopra i 60 anni. Beh, il resto... In effetti, cioè, se ripenso ai messaggi che mi arrivavano durante battute dalle persone che seguivano il programma, per la maggior parte erano queste due categorie. Oh, ma sapete che... In proporzione, quando è uscito il mio spettacolo su Rai 5, quello che ho registrato allo Zelig, stesse due categorie che mi hanno scritto. Giuro. Cioè, quindi... ma è solo queste. Quindi guarda. È vero, è solo vero. Solo queste vero, guardano vero. La TV. Stai cercando di salvarmi, grazie. No, 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 è vero. No, no, è vero. No, ma io c'ho un pezzo nel mio spettacolo che, in cui parlo di questa cosa, però non ne faccio una questione assoluta, dico solo a me è successo questo. Ora però sento questa cosa e a quanto solo parte... questo. No, no, in effetti sì, ora che lo dici, cioè se ci pensi la ritrovi questa cosa. È vero che poi quando la pezza è diventata un po' virale su internet soprattutto, molti giovani sono andati a riscoprirsi sia la pezza, se la sono vista su replay, e anche battute. Sì. Ma tu come te l'hai rivissuto battute? Perché io cioè, mi ricordo, noi convivevamo durante quel periodo, vivevamo in modo professionale, ci tengo esatto a dire. No, c'era senza... anche altra gente. Eravamo in una casa io, tu, Spreafico e Fauro. Sì, che scopavano tutti fra di loro, esatto, sia chiaro. Però... però in amicizia, in modo professionale, perché eravamo comunque e con e poi lui, per correttezza, mi sa, una settimana comunale. È vero, no, un paio di settimane. Due. Comunale, sì, 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 Vincenzo comunale. E, però mi ricordo che non era stata un'esperienza del tutto... cioè, liscia. Nel senso, no, c'erano no, stati no degli alti e bassi per tutti quell'esperienza. Prima settimana, anche prime due, volevo ammazzarmi. Ok, io poi volevo essere ho trovato il mare, ho detto evviva, evviva il mare, ce l'ho fatta, ho capito come muovermi in questa roba. Poi mi arrivavano persone che pensavano che io con il mare pensavo tipo che io fossi serio, che tipo ero un populista e voleva valorizzare il mare tipo linea blu, e lì ho detto oh mio Dio, mi ammazzo di nuovo. Però poi col senno di poi ho apprezzato anche la bellezza del non venire capito. Ok, okay. No, perché poi alla fine non è che non capivano, vedevano solo il primo livello di lettura. Cioè, loro pensavano che tu fossi veramente quel tipo di persona lì, sì, che dice... Sì, sì. La cosa medio peggiore, e succede molto con persone che arrivano da... che hanno riscoperto battute dalla pezza, sono persone che ti vengono a dire, bellissimo battute, ma penso per tutti quelli che hanno visto battute, io
sono quello del mare. Cioè non è che c'è un altro Mileto. No, no, non è che c'è un Lundini oltre le telefonate, un Rapone oltre l'autore, un Carmine oltre il libro. In quel programma lì funzionava un po' così, ognuno si trovava la sua. Quindi nel momento in cui tu vieni a dirmi bello, bello, mi piace, mi piaceva molto il programma, belli, tu bravissimo, tu dici mi piaceva la roba del mare. Invece poi molto spesso è bellissimo, no, bellissimo, ma poi quella roba del mare ti hanno costretto. Forza. Quindi a lui piacevano le battute terrificanti di prima. Io mi ricordo, secche, sì, io mi ricordo che siccome vabbè, volevano un programma con battute secche, che io non sono un fenomeno a scrivere, non è neanche il mio tipo di roba. Ma in realtà, se posso dire una cosa su questo, questo è il motivo per cui molti non hanno fatto fatica all'inizio, cioè per spiegare alla gente che non lo sa, all'inizio tutti noi eravamo poco a nostro agio col tipo di programma che volevano farci fare, che erano le battute secche alla Twitter però dette a voce. E poi ancora peggio, battute di satira politica, ecco, per cui io interesse quasi zero. Quindi a un certo punto io ho detto, per farmi prendere le battute, perché comunque ti becca una crisi d'autostima, perché dici ok che quello che vogliono loro non è assolutamente quello che vorrei fare io, però comunque dici non mi stanno prendendo le battute, quindi dici vorrei la stima di queste persone, okay, che vogliono che io faccia una cosa che non voglio fare. sì, è verissimo. Allora, questa è la vita, sì, esatto. E allora cerchi di scrivere battute come quelle che scrivono gli autori, chi ce le dava da dire. E una delle prime che mi hanno preso era, c'era ancora il casino Salvini Carola Rackete, okay. E Carola Rackete dopo il sequestro della nave era andata a parlare al Parlamento Europeo, e io scrivo questa battuta e me la prendono, e io ero tristissimo perché non potevo neanche lamentarmi perché in teoria avevi fatto bene il tuo lavoro, l'avevo scritta io, che era Carola Rackete al Parlamento Europeo, e certo è l'unico posto in cui è sicura di non incontrare Salvini. E questa battuta mi faceva così schifo che ho detto a Spreafico, ti prego, perché se la dico serio, tipo che sto blastando Salvini, io mi sento un coglione. Quindi l'hai fatta con questo tono? No, l'ho fatta e ho detto io a fine battuta, Spreafico era seduto dietro di me, io a fine battuta pompando tanto la cosa che quanto mi sento figo che sto attaccando Salvini, mi metto la mano così e tu dammi un 5 che guardo. E allora ci sono io e fa: ah, Carola Rackete è l'unico al Parlamento Europeo, è l'unico posto in cui è sicura di non incontrare Salvini. E mi metto così e Spreafico da dietro mi fa il 5. Che tra l'altro anche in quel caso, cioè chi capisce il livello di ironia capisce che la stai facendo in modo ironico, ma alcuni pensano che tu eri ancora più serio in quel, cioè che assolutamente tu eri più serio, è vero, assolutamente. Esatto, da alcuni fai capire che eri ironico, sì. Con altri rafforzi quello che non volevi fare. Sì, ma io sono contento, sono ancora almeno convinto, almeno fiero di quella cosa, almeno lì cioè una scelta fatta coscienziosa, cioè sono deliberatamente, mi sto facendo l'arrogante su sta cosa. Ma che tu c'hai preso anche un po' gusto al fatto che la gente a volte fraintende le gag che fai ora, e assolutamente pensa che tu sei serio. Perché c'è anche nei social, ci marci un sacco ora, assolutamente questa cosa. Sì, ok. Forse l'avevo detto pure nell'altra puntata pilota. Sì, ma tanto non esiste, quindi esatto, per il pubblico non... Che io una volta su Facebook avevo scritto una roba sulla canzone di Blanc e Mahmood, Brividi, che ha vinto Sanremo, che era: sarò strano io, ma per me rubare un cielo di perle per la persona che ami è una cosa bellissima. E mi è arrivato un like su Facebook di una ragazza che sono sicuro che pensasse io fossi serissimo e che io fossi, quanto mi ha toccato il cuore questa canzone, e io lì allora ho detto la metto anche su Instagram perché voglio altre persone che mi mettano il like pensando. Ma anche perché posso dire che i tuoi contenuti social, cioè una gran parte dei tuoi contenuti social, contenuti i più mirati a non fare successo mai nella vita. Esatto. Sembra che tu odi il fatto che la gente possa metterti mi piace sui social. Sì. È okay. Proprio deliberatamente, cioè persona che si sta cercando di sabotare. E infatti secondo me sono a quel livello in cui, cioè, uno pensa, fa un programma, magari la gente mi riconosce. Io l'ho notato ieri, che uno a un certo punto era con la ragazza e passando mi ha guardato come se mi avesse riconosciuto, e poi si è girato due volte e poi ci siamo passati e lui comunque da dietro si girava per guardarmi.
E io ho capito che sono a quel livello di fama in cui non so se la gente mi ha riconosciuto o se io faccia schifo in quel momento. Tipo che lui mi ha visto una macchia, una roba. E tipo, è rimasto profondamente turbato. Mi cade la bava e lui mi si gira e fa: ma che c'ho una caccola che mi esce dal naso. Non so se è uno sguardo di tipo: ma è quel ragazzo là che ho visto una volta lì? Oppure: madonna, ma com'è conciato? Ci sta. Sì, sì, ma comunque quello che volevo dire è che cioè, visti i contenuti che tu pubblichi sui social, si capisce che un po' ti piace anche mettere roba che la gente può fraintendere, e se pensa che tu sei serio ti diverti, perché veramente l'80% delle cose che scrivi hanno tre livelli di ironia. Sì. E la gente che... intenzionali forse solo due. Vabbè, ok, ci sta. Però mi ricordo tipo mia sorella che ti aveva seguito, te l'avevo raccontata sta roba, che ti aveva seguito dopo una serata di stand up e dopo un po' mi fa: ma io ho dovuto smettere di seguire Mileto perché cioè, mi sembra di seguire una madre, una casalinga di 40 anni, cioè non capisco le cose che pubblica delle cose. Ti posso dire anche, perché mi ricordo benissimo qual era lo stato in questione, che era il buchetto nella linguetta delle lattine della Coca-Cola serve per metterci la cannuccia, e anche oggi vi ho svoltato la e questa è stata la goccia che vado a traboccare il naso per mia sorella. Esatto. Sì. Non posso seguire questa persona. Io sono felicissimo di questa reazione. Il mio post di Mileto preferito è il post con la scritta new post in faccia, che ha condiviso nelle storie. Bellissimo, bellissimo. Post passato in sordina che meritava molto di più. Sì. Se posso dire. Cioè, ho messo una foto su Instagram come post che aveva il logo sopra della mia faccia, new post, e poi l'ho condivisa nelle storie così com'era. Esatto. Quindi tu clicca... uno sticker. Esatto, sembrava uno sticker per avvisare un nuovo post. Poi cliccavi e c'era effettivamente lo sticker's new post sopra la sua faccia. Sì. No, che il bello è che come alcune gag di Lundini, anche così, cioè le persone che apprezzano questo tipo di ironia lo apprezzano tanto, però molte persone non no, gli fa schifo. Non capiscono proprio. Gli fa schifo, sono un babbo. Sì, e io ho questa roba qua. Sono un coglione proprio. Io non riuscirei a fare quella roba perché io ho troppa paura che la gente pensi che sono un coglione e non riesco a trovarci gusto a dire: ah, sto facendo l'ironia. Io, cioè, mi viene proprio l'ansia, dico: questi pensano che se smetto uno stato troppo ironico e la gente mi fraintende, ma io dico: questi mo pensano per tutta la vita che io sono un coglione. È vero, a viverci con questa cosa. Sì, ma il mio problema se n'è andato nel momento in cui c'è gente che io a una notizia su Di Maio finivo a dire che il mare era bellissimo, il mare in Italia è bellissimo, e c'era gente che pensava: ah, finalmente qualcuno che valorizza il nostro mare. Quindi tu dici: tanto non c'è speranza, quindi tanto male. Poi quando hai cominciato a esagerarla la gag, la gente continuava a pensare che fossi serio. A un certo punto c'è una puntata in cui io mi alzo, allargo le braccia, parte la musica e mi risiedo e basta. Non dico niente, non dico nulla. Però, scusa, c'è una puntata in cui tu tiri fuori delle cozze, delle cozze e le do da mangiare, e le dai da mangiare alle persone del pubblico. Il fatto che le persone possano pensare che tu sei serio e... Su questa cosa delle cozze, però, c'era una storia divertente, ma non mi ricordo qual era. Ah, io sì. Che è venuto l'ispettore di studio prima della puntata a dirmi: allora, Mile, tu c'hai le cozze, giusto? Tu oggi devi dare delle cozze alla gente. Quando entra il pubblico, tu mi precisi alla gente che non le deve mangiare, perché rischiamo, non le deve assolutamente mangiare. E quindi io poi entro il pubblico dietro di me e io gli dico: a un certo punto io vi darò in mano delle cozze, non le mangiate, mi raccomando. E loro ridevano, io gli faccio: ma no, perché io durante la gag tutto ciò che vi dirò sarà: mangiatele. Sono le cozze più buone del mondo, non queste. Le mangiate. C'era quello e poi Tinti che... Tinti ci metteva il limone. Ah, sì. Però io mi ricordo che tu dicevi proprio alla gente: cioè, mangiate, la gag era quanto sono belle e buone queste cozze italiane del mare italiano. E la gente le guardava e tu, tipo, 10 minuti prima le avevi detto: assolutamente per nessuna ragione dovete mangiare queste cozze. Mangiatele. Sembrava Albus Silente quando deve bere quella roba che tipo che lo ammazza e dice a Harry Potter: ti prego, qualsiasi cosa io ti dica, non salvarmi. Fantastico. E il pubblico era Harry Potter che a un certo punto diceva: ma forse la dobbiamo mangiare. Sembra, forse sembra, non vale più quello che c'è. Tipo
durante il sesso quelle ragazze che dicono: io guarda che quando faccio sesso non sono, non rispondo delle mie azioni. Se ti dico tirami un cartone in faccia, non lo devi fare, lo dico così. Qua, perché io quando parlavo del mare era come il sesso, erano fuori controllo. Poi la produzione, quando ha visto Tinti che ci metteva il limone, ha detto: beh, allora cambiamo, allora si può, allora si può, c'è il limone. Tra l'altro mi piace che tiri fuori questa cosa, perché mi è successa esattamente così di recente, di una ragazza che mi ha detto, cioè, a me piace che sia un po' rough, non mi viene la parola in italiano, che sia un po' il sesso un po' cattivello, spinto, un po' forte. Spinto, però in certi momenti ti dirò delle cose esagerate. Tu scala un po' di due passi indietro. Cioè, allora, gli schiaffi sì, quando ti chiedo i pugni sui reni, no. Quindi quello che possiamo trarre da questa puntata è che, care donne, se vi piace il sesso forte, Giordano Folla è il vostro uomo. Eccomi qua. No, comunque sì, è vero, a volte. Sempre due passi in meno, ragazzi. Sì. No, due livelli in meno. Esatto. È giusto. No, ma no, io, giusto. Tra l'altro, ero molto felice che mi hai detto questa cosa, perché mi viene automatico da farlo. Cioè, mi piace anche a me. No, ma certo. Però io ho un limite in cui non riesco a essere troppo cattivo, perché proprio ho un... Sono troppo un bravo ragazzo, esatto, non riesco a picchiare una donna. È tipo il wrestling, i pugni ma a mano aperta. Esatto, tipo, esatto. No, è verissimo, cose. Però, cioè, che l'idea c'è, però non è che deve essere, non è che devi farle veramente, devi spaccarle una costola. Ma il nome del podcast l'avete chiarito? Ma... No, non l'abbiamo chiarito, ma può essere una bella occasione. Diciamolo così e poi non No, in realtà, allora, è chiaro per chi è un fan affezionato e si va a vedere la nostra descrizione su YouTube. Esatto, esatto. Ma siccome sappiamo che le persone sui social, su YouTube, non fanno niente di tutto questo, cioè, quindi lo possiamo spiegare. Spiegatelo. Tazza di caffè, ed è... Allora, l'idea è giusto che lo dica, a me è piaciuta un sacco, ma è stata di Giordano. Quindi diamo a Cesare quel che esatto. È di Cesare. Mi prendo questo, quel che è di Giordano, merito. Esatto. No, allora, è un riferimento a una citazione di Albert Camus. Perché poi in realtà è passato che è semplicemente un nome simpatico per dire: ci facciamo una conversazione, esatto, davanti a una tazza di caffè. Sì, infatti. Un pessimo nome per cercarlo sui motori di ricerca su YouTube. E questo è vero. Ti escono solo video di cinquantenni con 7 visualizzazioni che parlano allora. Mario Draghi. Io lo dico con calma, con tranquillità, però sta sbagliando. E sono quelli che hanno la rubrica: davanti alla mia tazza di caffè mattutina io vi dico come funziona, esatto, il mondo. Però sai, a me piace proprio il contrasto, cioè, fra questa serenità che evoca la tazza di caffè, la chiacchierata, e poi il significato così esistenziale della frase di Giordano che picchia le donne. Perché ho detto questa cosa? Picchia le donne con il loro consenso. Sì, sì, no, ma l'ho detto pure io. Ok. Ma cioè, io ho esposto il problema. Non è un problema, ragazzi. È una situazione. Sono contro ogni forma di roba... shaming. Se una donna gli piace essere menata, sia menata. Infatti, cosa siamo sempre noi al mondo se non per picchiare le donne? Cosa ci facciamo? Adesso qua? Stiamo stando ambigua questa conversazione. Fate il reel con questo. Comunque, tutto. Allora, è passata tutta questa roba qua su tazza di caffè. Ma l'idea iniziale era che volevamo fare i fighi intellettuali, perché c'è questa citazione di Albert Camus molto, cioè, un po' emo, un po'... Un po' emo. Detto, un po' che viene usata per rimorchiare le ragazzine, che è... Perché ragazzine? Perché non potevi dire solo ragazze? No, perché queste cose qua funzionano tanto con tipo... le liceali. Cioè, quando eri un liceale. Sì, chiaro. Ok, no, volevo solo chiarire questo punto. Quando avevo 17 anni usavo le citazioni di Albert Camus per rimorchiare le 17 anni. Ok. Ovviamente non mi permetterei mai. Ok. Comunque, la citazione è, perché non l'abbiamo ancora detta, mi sembra. No. La citazione è: stamattina mi sono svegliato e non sapevo se suicidarmi o bere una tazza di caffè. Ok. E a me questa citazione piace molto. Poi, come tutte le cose un po' così, come anche le citazioni di Bukowski, viene un po' sfruttata nei modi sbagliati, secondo me viene un po'... è stata un po' inflazionata da, appunto, tipo Bukowski che... Se vuoi la arricchiamo questa citazione. Vai. Sembra tanto, c'è una canzone di Vasco Rossi, così il sacro e il profano, che si chiama Stupid Hotel, in cui lui a un certo punto dice: farmi la barba o uccidere, che differenza c'è? Farmi la barba o uccidere, sì, uccidere, uccidermi, uccidere qualcun altro. Sì, vabbè, ma può essere anche uccidere se stesso. Okay. Carina, okay. Carina.
sì, richiama anche quell'apatia che c'ha Camus. Cioè, morta mamma, sti cazzi. Sì. Ok. È come comincia un suo libro. Sì. Non è una cosa che sta dicendo adesso. No. Francesco Miller che dice proprio sti cazzi. Sì. È morta mamma, sti cazzi. Nobel per la letteratura. Che si rivede in tanta letteratura francese, anche contemporanea, come Houellebecq. Ecco, vedi perché è importante parlare di questa cosa con Francesco Miller. Io questa cosa non la sapevo. Houellebecq, all'inizio di Estensione del dominio della lotta, mi sa. Ah, oh, allora, Houellebecq è uno dei miei scrittori preferiti, ma non lo pronunciavo così. Come e quindi adesso stavo per fare finta di sapere di cosa pronunci? Sta dicendo la stessa cosa. No, io non so chi è. Non lo pronuncio perché c'è esatto, la CQ. Houellebecq e mi tolgo il pensiero. cioè, di solito dico Houellebecq e poi dico non so come si pronuncia comunque. Quindi si pronuncia Houellebecq. Ok, che è veramente uno dei miei scrittori viventi preferiti. Un grandissimo pezzo di merda. Assolutamente. Misogino, razzista, disgustoso. Assolutamente. Una persona che disprezzo. Assolutamente. Io umanamente lo disprezzo. Ma davvero, non sto esagerando, lo disprezzo. Tutti i suoi libri non fa mattoni, sono molto piccoli i libri. Come, dici, come può esserci così tanta misoginia qua dentro? Io lo disprezzo umanamente. Eppure. Cioè, il suo talento è mettere tantissima misoginia in poche pagine. Questa è... Sì, ma non è esplicito. Esatto, che è ancora peggio, che mi dà ancora più fastidio. Sì, sì, perché è quella là però che un poi grande scrittore. È quella là che poi chiudi il libro e tu dici "Ma vuoi vedere che io sono misogeno?" No, questa cosa non mi è mai successa, cioè però. Che tipo te la mette subdolamente dentro. Okay. Però quindi l'inizio diciamo di Estensione del dominio della lotta. Allora, però spiegami perché è uno dei tuoi scrittori preferiti, scusate, perché, no, perché hai detto solo cose negative finora su di me. Perché io umanamente mi fa schifo, ma okay. Però scrive bene, uno dei migliori scrittori viventi, sì, ma è clamoroso. Sì. Cazzo, sono molto curioso adesso. Me lo andrò a vedere. Ti piace Salinger? Sì. Salinger è un uomo che dopo che è uscito il giovane Holden si è segregato in casa nei boschi senza vedere nessuno. Poi scriveva lettere di ammirazione a ragazzine. Con una di queste si sposa, la costringe a una vita da segregata in casa, in questa casa sperduta in cui lui si isola, in cui lui non scrive più niente per la gente, lui scrive solo per se stesso e tiene tutti gli scritti per sé, perché comunque si fa un sacco di soldi con il giovane Holden, yeah. E lui sta lì e poi loro hanno un figlio, lui costringe a loro due a stare dentro casa, non uscire mai, a un certo punto lui... Questo isolamento non gli bastava e lui se ne va, si crea una capannetta nel bosco di sua proprietà intorno a sta, okay. A sta casa e va a stare lui lì da solo, lontano anche dalla sua compagna, da suo figlio. Sì, e sta lì solo, leggende narrano che tipo bevesse la sua urina pure, cose così. E c'è l'ultima foto l'ultima foto di Salinger. Se cerchi su Google vedi Salinger un po' più anziano, mm-hmm. E lo vedi così perché sta per picchiare un fotografo che di nascosto è arrivato e gli ha fatto una foto e lui è proprio nel momento di non mi fare la foto pezzo di merda così ed è fermo, vedi un signore anziano. Ma tutto questo per dire che era comunque la persona migliore di Houellebecq probabilmente. Sì. No, però allora però posso dire quanti omicidi con un libro di Houellebecq sotto il braccio? Zero. Quanti col libro col giovane Holden? Tanti, tra cui quello tanti. Che ha ammazzato John Lennon. Sì. Ah, non lo sapevo. Sì, io quello che ha ammazzato John Lennon aveva il giovane Holden sotto il braccio. Non lo sapevo. Ah, si narra che anche Lee Harvey Oswald avesse letto il giovane Holden. Sì. Ha ispirato tanti omicidi. Ok, va bene. No, comunque l'inizio di sto cazzo di libro che ormai si perde tutta la cosa. Inizia con lui che è una festa, esce dalla festa e non trova la macchina, mm-hmm. Dove l'ha parcheggiata, non la trova e fa e se ne va. ok, questo era il collegamento alla proprio l'apatia di, sì, diciamo. Però la cosa su Salinger che dici è interessante, però quello, cioè è un po' diverso perché ok, magari era un pezzo di merda, una persona completamente fuori di testa, ma ci sono un sacco di artisti fuori di testa nella vita e poi le loro opere però le riesce ad apprezzare perché le riesce a separare un po' dall'artista. Questo è un punto molto intelligente. Però parti non dal so bene presupposto come che io ho fatto no, questo sì, che riesce a separare l'arte dall'artista credo sia anche normale, a meno che quello, cioè no, però quello che vuole dire lui è che nelle opere di Houellebecq, sì? Questa merda qua si vede. Certo che si vede. Cioè, mentre... Però mi affascina che voi lo apprezzate comunque molto, nonostante quelle cose lì, quindi sono curioso di vedere come... Ma credo sia la stessa cosa del tipo... Magari a te non piace...
un esempio estremo, non ti piace il reggaeton, quindi proprio quando senti una canzone con tuncicatun, dici questa è la morte. Però magari in una canzone reggaeton c'è una frase bellissima. Ok, cazzo, com'è bella quella frase. Non l'avrei saputo dire meglio. Ma io sono qui perché ci sono queste robe nei libri di Welbeck che ti arrivano all'improvviso. Sì. Forse è proprio perché in mezzo a tutto quel disgusto poi ti arrivano delle robe che dici wow. Figata. Ok, mi avete incuriosito. Mi leggerò Welbeck. Che tra l'altro, risposta ottima alla domanda che non abbiamo ancora fatto, ma che faremo. Sì. Una cosa che ha una reputazione, ma te piace. Quelle domande che facciamo. Cattiva reputazione. Ma in realtà ma non è una cattiva reputazione, è super stimato. È abbastanza pacifica questa cosa che abbiamo detto di lui. Sì. È una roba, non è una roba originale che abbiamo detto adesso. No, lo sanno tutti. Sì. Ah, ok, ok. Vabbè. Ma tu parti dal presupposto che comunque. E io, avendo fatto un master di scrittura creativa con scrittori che erano miei insegnanti, capisci che in generale tutti gli artisti che fanno musica, qualsiasi cosa, sono un minimo di egocentrismo, ci deve essere per forza. Sì. Però tu pensa a un lavoro in cui tu devi stare per forza, per lavoro, tipo 3 mesi chiuso da solo in casa a scrivere una roba che sono i pensieri tuoi e poi vai da te e fa, toh, leggili. Madonna. Quanto ego ci deve essere là dentro. È vero, vero, vero. Ma infatti c'è anche chi fa chi porta avanti l'argomentazione che è giusto, è normale ed è tra virgolette giustificato se gli artisti sono un po' delle persone fuori di testa perché devono essere un po' fuori di testa. Cioè, secondo me, se uno fa qualcosa in cerca dell'approvazione di altri, su questa larga scala, l'approvazione non come magari la dinamica normale, tipo io voglio essere che mio padre sia orgoglioso di me, ma sono pochi a dire io voglio che tizio X che non ho mai visto in terza fila dica tu sei un grande. Okay. Quindi evidentemente se hai questa esigenza vuol dire che c'hai dei problemi. Cioè, ce l'hai un vuoto dentro, qualcosa. È un tema che è venuto fuori diverse volte in queste prime puntate che abbiamo fatto. Il perché si arriva a fare certe cose, tipo il comico. No. E spesso sono. Ma qualcosa che non va qua dentro, esatto. Ci deve essere. Però dai, in un certo senso è anche un modo sano di sfogare certe cose. Certo. Questo è vero, questo è un modo anche di esorcizzare certi. Sì, esatto. Perché poi nella comicità c'è questa roba che poi. Non, per forza di cose non devi prenderti sul serio, no? Quindi è un modo estremizzando il concetto. Cioè, se tu stai parlando con un microfono ad una folla, è fascismo, ok? Sì. Estremizzando il concetto. Sì, sì. Quindi perché che cosa fa la comicità? Ogni tot ci mette una battuta per dire, raga, è tutta una pagliacciata. Sì, sì. Sono quindi consapevole esatto. di questa cosa. E quindi smette di essere fascismo per questo motivo qua. Sembra tipo una roba. Ovviamente sto estremizzando il concetto. Sembra tipo una roba Clementoni. Il fascismo, divertendosi. Perché il fascismo deve essere così triste? Abbiamo con noi i comici che ci faranno ridere della discriminazione. Tra l'altro è quello che fanno molti comici fascisti, però non diremo, non diremo i nomi. Però invece, tornando alla tua carriera, di cui stavamo parlando prima, tu volevi dire qualcosa? No, che è giusto, stavo pensando, abbiamo parlato di battute, non abbiamo parlato dell'altra grande tua esperienza in Rai, esatto. Che non è stata Rai, ma su Rai Play, esatto. Che è comunque Rai. Che dove il successo Rai. Doveva esatto. arrivare in esatto. una battuta tagliata nel programma perché era una discussione, eh? Esatto. Rai Play è sempre Rai, ma il farmaco generico. Ci sta. E diciamo il programma che è il giovane old, esatto. E non come dico spesso sbagliando il giovane old. Però prende ispirazione. Prende ispirazione. Certo. E quella è stata un'esperienza. Senza omicidi. Mi hai detto. Nessuno ancora. Guarda che mascolinità tossica. Esatto, che non so se si è sentito. Si sì, nessuno qua, ancora in Tamarro in via Padova. Una ventata di mascolinità tossica. Mi sono cresciuti i peli in questo lato. Ma tu mi hai detto che lì invece, cioè, te la sei goduta un po' di più l'esperienza al giovane sì. old, perché ti davano un po' più di libertà creativa rispetto a quella che avevamo all'inizio a battute. No, secondo me era più esperienza, più sicurezza di sé, non tipo, cioè, da bullo la libertà creativa me la sono presa, però sicuramente sapevo muovermi un po' meglio. Credo che la stessa situazione ci sarebbe stata anche a battute, che ero, cioè,
prima esperienza grossa televisiva. Certo, no, ma infatti, secondo me se ci fosse stata la seconda stagione di battute, noi cioè, sarebbe stata tutta un'altra esperienza. Noi abbiamo avuto difficoltà. Sì, avremmo fallito. Era... perché il programma che la gente amava forse era prima, noi avremmo fatto una cosa totalmente diversa. Non è tutto così. Cioè, allora, noi secondo me abbiamo faticato un pochino all'inizio a battute perché volevano un format molto rigido. Poi piano piano l'avevamo già scardinata quella cosa lì. E poi sì, per sì. assurdo il format rigido era meno chiaro di quello che poi è diventato. Sì. Cioè che all'inizio sì. era più confusionario, poi quando ha preso una linea allora sì, te sì. lo godevi. Però secondo cioè, me lo dico da pubblico proprio. Cioè, noi anche era molti, cioè, per alcuni di noi era la prima esperienza televisiva grossa sì. e quindi non sapevamo ancora bene come muoverci, quindi all'inizio era stato un po' strano. Poi però ci eravamo trovati tutto il nostro contesto lì, all'interno del contesto, della cornice di battute. Già se avessimo fatto la seconda stagione sarebbe stata un'altra roba. Tu hai vissuto questa cosa un po' lì al Giovani Oldi? Sì, sì cioè, anche perché avevo capito un pochettino cosa fare in TV, okay. e cioè perché noi arriviamo anche come eravamo arrivati a battute con la convinzione: io sono un comico, me la cavicchio sul palco, faccio quello che faccio sul palco, lo faccio in TV. Sbagliatissimo, sì. cioè a meno che tu non faccia i monologhi proprio lì, ok, no, certo. ma tradurre quella cosa non ha senso in TV. Che quello che ho capito io, la mia idea non è tanto una questione di fare le battute belle, ma è creare situazioni. Cioè, se io dico una cosa strana, tipo il Giovane Oldo a un certo punto facevo le domande ai cantanti, il 90% delle domande che facevo ai cantanti finivano nel vuoto, con ma perché? Benissimo. Cioè, perché poi Savino mi fa: ah, ma che dici? Ah! E hai creato una situazione. No, certo. E si crea qualcosa. Sì, sì, sì. Fare la battuta solo io, pam, battuta. Se va bene, applauso, risata, e finisce là, però. Cioè, taglio benissimo. Cioè, hai capito meglio come adattarti al contesto di un, tra virgolette, talk show? Sì, era più un talk show. La cosa bellissima di quel programma era che comunque nei tempi morti in cui tu non fai nulla, comunque c'avevi un cantante livello Sanremo che ti canta qua. Figo. Quindi... Ma invece, cioè, una cosa che mi incuriosisce è che tu non sei uno, da quello che ho potuto vedere, che almeno non lo dai a vedere, se succede, che non soffri tanto l'ansia da prestazione spesso. Ora non più, prima sì. Ok. Com'è stato lì ad andare in un contesto con gente con molta esperienza? Cioè era un programma comunque con Savino, con tutte persone che hanno avuto molta esperienza in televisione, tutti comunque in alto livello. Sì, però comunque cioè, noi venivamo da Battute, che comunque era un quotidiano per 2 mesi. Cioè io mi ricordo benissimo la stagione di Comedy Central scorsa che abbiamo fatto, che è stata la prima che io ho fatto dopo Battute, che io ero dietro prima di salire e c'era un comico accanto a me e io gli faccio: ma sai che è proprio zero ansia? E lui mi ha risposto: hai fatto battute. Okay, sì. Però allora, in effetti sì, stando lì ogni giorno è vero che quello aiuta. Cioè sì, anch'io l'ho notato nelle poche cose che ho fatto in TV dopo, e ho lavorato un po' dietro le quinte della TV, possiamo dirlo, credo, sì, sì. Che abbiamo lavorato a Mediaset con autori. Sì. Perché il vero divertimento è dietro le quinte. Esatto. Quello che non si vede. Però io l'ho notato un po' lo stacco, anche perché cioè, quando siamo arrivati a battute eravamo presi dai locali dove facevamo stand up davanti a 40 però persone. Quanto è bello che siamo arrivati con... Noi siamo la stand up comedy. Noi, sì. Ora questa Rai te la rivoltiamo come un calzino. E poi siamo finiti a fare il mare. Rivoluzione della comicità? Poi... Prima la mazzata, noi vogliamo che facciate Spinoza, il blog, in TV, uguale. Sì. E poi comunque però la poi cosa era... mi serve un tormentone. Però si era trovato il compromesso, secondo me, come dicevi sì. all'inizio, cioè il fatto che noi dopo un po' è vero che ti facevi un po' fatica all'inizio ad adattarti al tipo di comicità che volevano sì, loro, sì, sì. Però poi secondo me abbiamo trovato un compromesso anche per dire Rapone, che ha fatto un po', dopo un po' scriveva battute che erano a metà tra le cose che fa lui di solito e le cose che volevano per quel tipo di programma, sì, sì. E quella è comunque è un'esperienza sì, grossa, sì, sì. Mi ricordo, questa cosa mi fa sempre ridere, che noi guardavamo Tinti che faceva il record, che è stato il primo che un po' ha trovato sì. la dinamica, e noi guardavamo comunque, cioè fare il record che era un tormentone era
tutto il contrario di ciò per, che noi volevamo fare, per cui eravamo andati là, e noi lo guardavamo come se lui fosse il messia. Lui ci sta indicando la via, la luce, lui ha capito. Sì, cioè dopo cioè, due settimane sì. In TV tutti stavamo cercando di sopravvivere lì. Io devo trovare, tu diciamo proprio, a me serve una cosa tipo record. Sì, cioè, sì, sì, lui era Mosè. Bellissimo, che ci conduceva sì. Verso la terra promessa. Madonna, però è vero che cioè, fare una roba così poi ti fa sentire cioè, più a tuo agio anche in situazioni... Sì, sì. Quindi non hai tanto vissuta la preoccupazione? No, più che altro all'inizio non capivo, perché era un ruolo completamente diverso da battute, non capivo cosa potevo fare là, cioè il mio ruolo. Ok. E infatti io tipo mi ero preparato delle battute da fare direttamente in puntata... Così almeno, perché comunque è un programma piccolo con poca gente in studio, non è che c'era il pubblico nelle platee, c'era il pubblico nei tavolini, quindi alla fine la maggior parte del tuo pubblico è la band, Savino, i cantanti, Aurora, Herbert e gli altri comici, quindi se io, cioè almeno per me, se io facevo le battute in prova e quelli le sentono, è finita. Cioè non rideranno mai. Non rideranno mai i 3 diciottenni dell'agenzia che li ha portati come figuranti col dolce vita. E quindi io molte cose le facevo direttamente in puntata. E io però nelle prove della prima puntata molte cose mi ero preparato poi per la puntata, le ho fatte in prova e ogni cosa facevo. Quindi così va bene. Certo. E facevo. Sì, sì. Sto cercando di capire come fare questo programma. Sì. Perché la cosa che non tutti dicono è che noi facciamo un lavoro che non sappiamo fare. Sì, allora non è che non sappiamo fare, non sappiamo cos'è in realtà. Sì, non è che tipo, cioè, uno si laurea in ingegneria, sì, lo chiamano a fare l'ingegnere, gli portano davanti delle formule, un foglio Excel che lui ha visto nella vita sua e sa cosa. Poi ovviamente ogni lavoro è diverso, ma sa cosa si trova davanti. Certo, sì. Io mi dicono, devi fare delle domande, devi fare un programma in cui ci sono dei cantanti. È questa è una roba che all'inizio nessuno di noi si aspettava, ma dopo che fai qualche esperienza in TV capisci che la maggior parte della cosa è adattarti al contesto in cui sei. Cioè, tu sei un comico che sul palco sai far ridere, va bene, per questo ci piaci, magari ti prendiamo, ma poi devi sai fare qualcos'altro. Devi fare qualcos'altro. C'è una vecchia battuta di Mitch Hedberg su questa cosa, che dice tipo che lo stand-up comedian è l'unico lavoro in cui arrivano ad assumerti e ti dicono: ah, mi piace quello che fai, sai fare qualcos'altro, perché io vorrei pagarti per fare un'altra cosa. Sì. Perché gli piace come sei sul palco, ma quasi mai ti prendono in TV a fare quello che fai sul palco. Certo. Il problema è quando ti chiamano dicendoti ci piace quello che fai, e poi ti portano in una cosa in cui tu devi fare un'altra cosa, loro invece dicono: no, ma a noi piaceva quello che facevi. Ah, e tu, sì, tua esperienza, sai, verissimo. Ma è un'altra roba. Sì, verissimo. È un'altra cosa. Verissimo. Più di una volta vediamo anche... A noi è capitato di magari che vai in un programma e ti dicono: fai la battuta che fai tu sul palco, così, è un'altra cosa. Fai lì e il pubblico ti guarda. Perché è vero, poi se non funziona non ti diranno mai: forse abbiamo sbagliato, no, mettilo fuori contesto. Però l'hai fatto un po' diversa da come l'hai fatto. Non aveva lo stesso impatto quando la dici sul palco. Hai cambiato qualcosa. È un altro contesto completamente. Sì. Cambiato tutto ciò che è intorno a me. Sì, cioè praticamente se non ti chiedono loro di fare una cosa diversa, dopo un po' capisci che lo devi fare tu. Cioè tu devi arrivare su un programma e capire cosa posso fare qui per far ridere o intrattenere in questa situazione. Beh, queste sono tutte cose che non dovremmo mai dire, ma tanto non lo guarda nessuno sta cosa. Però tipo la cosa assurda è che tu dici: ora io vado a fare una cosa che è completamente diversa da quella che mi stanno chiedendo loro. E tu dici: no, appena finisco di dirla questa cosa nuova che sto pensando, che è diversa da quella che dicono loro, vengono e mi dicono: che cazzo hai fatto? Invece, se fai ridere... Sì, no, ma certo. E tu lo fai sempre, ogni puntata, nessuno ti verrà a dire: ah, ma hai cambiato completamente? No, bravissimo, grande. Allora, dipende anche dal contesto, perché tu lì in quel caso eri in un contesto, secondo me, un po' più dove potevi anche sperimentare, in certi casi sono un po' più stretti. Però è vero devo dire che però, sinceramente, al Giovane Old, con gli autori e con Savino, mi sono trovato da Dio. No, questo è figo. Benissimo. Però se, cioè è vero che se tu fai una roba anche che ti viene a te, però funziona, alla fine non è che possono dirti qualcosa. Certo. Funziona. Sì, ma secondo me è
tutto viene dalla paura. Cioè, ti hanno visto fare una cosa che funziona e dicono andiamo sul sicuro. Sì, no, questo è vero. Io l'ho vista fare nel localino, secondo me funziona, speriamo che funzioni. Sono tutti in ansia. Sì, 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 questa è un'altra cosa che impari, che in realtà, cioè, non solo tu non sai bene cosa devi fare per adattarti al contesto, ma tutti stanno pensando la stessa cosa. Cosa stiamo facendo? Cosa dobbiamo fare per far funzionare questa cosa? Partiamo, ti prego, qualcuno mi dica qualcosa. Dal presupposto che la più grande consapevolezza che puoi avere come il momento in cui diventi adulto è arrivare alla consapevolezza che nessuno al mondo ha idea di quello che cazzo sta facendo. Sì, sì. Nessuno. Ma infatti questa cosa. Tu pensi di essere l'unico. Sì, sì, sì. E quando lo scopri, tu dici, ah, non sono l'unico. Esatto. Cioè, noi abbiamo vissuto il Covid, che è iniziato con i potenti della terra, i capi di governo che andavano in conferenza stampa davanti al mondo. Non lo so. Vedevi Conte, però, il capo dell'Italia, che diceva, non lo so, non lo so. Trump, il leader del mondo libero. Non ne ho idea, non lo so. Cos'è? E quando provava a dare una soluzione era una puttanata. Ed era sempre tipo, chiudiamo una settimana e vediamo come va. Sì. Poco tempo fa, tra l'altro. Sì, poi finiva tipo, chiudevo una settimana e c'era chi diceva, vabbè, tra una settimana finisce, e chi diceva durerà due anni. Sì. Non ne avevo un'idea. Sì, no, è vero. Infatti questa cosa vale per, cioè, non vale solo per l'ambito dell'intrattenimento, vale per molto ogni cosa. Per l'intrattenimento, no, ma in realtà tutto, in ogni contesto. Per ogni cosa, è come io faccio sempre l'esempio, quando sei in aereo, c'è una turbolenza, tu dentro di te ti caghi sotto, ti guardi intorno e dici, ma è possibile che sono l'unico che si sta cagando sotto? Mm-hmm. Ma in realtà gli altri si stanno cagando sotto quanto te. Sì, però sì. Non ne state parlando fra voi. Certo. Però è uguale. Tutti pensano che la cosa giusta da fare sia essere forte e non far vedere che ti stai cagando addosso. Intanto tutti stanno cagando addosso. Sì, sì, sì. Questo mi ha ricordato, tipo l'altro ieri, la notte, ho visto una clip su YouTube di qualche anno fa di una donna pilota di linea che sale sull'aereo ed è vestita, non è in uniforme, è vestita in borghese, però tipo come è vestito Zelensky ora, cioè con la maglietta verde militare, okay, un cappellino, un berretto militare, okay, però non militare, cioè si veste così, sì, nel sì, suo no, privato, e lei arriva e prende, inizia a parlare all'interfono e fa, allora, io sono qua in ritardo, sono così, possiamo partire ora oppure torno e ripartiamo tra un quarto d'ora, mezz'ora, perché devo andare a cambiarmi. E poi parla lì e tipo tutti i passeggeri sono in apprensione e lei a un certo punto, per tranquillizzare i passeggeri, sente il bisogno di dire, sto affrontando un divorzio in questo momento, e un passeggero letteralmente si alza e se ne va impanicato, e lei fa, ah, forse si sentirebbe più a suo agio se a pilotare fosse un uomo. No, non è quello il problema. Esatto. Non puoi dire sto affrontando un divorzio in questo periodo e poi la nostra vita è nelle mie mani. Ma perché poi i piloti o le pilote di aereo per me non devono essere, allora io lo so che sono esseri umani, sì, ma io non voglio saperlo nel, certo, momento. Io mi ricordo sempre una volta stavo entrando in aereo e non so bene perché, però c'era un angolo in cui vedevo perfettamente cosa succedeva nella cabina mentre entravi, sì, e c'era il pilota, cioè sdraiato sulla sedia col telefono così, ed era su Facebook, che è una roba normalissima, cioè poi magari lui è il pilota migliore del mondo, ma a me quella roba, io ho detto, ma questo è un essere umano, io non voglio che questo aereo venga pilotato da un essere umano, deve essere pilotato da un qualcosa di sovrannaturale, sì, che non sbaglia. Nella tua testa deve essere un'intelligenza artificiale, sì, deve poi essere ovviamente un lo so, sono, sì, esseri, sì, umani, sì, però io mi cago sotto in, certo, generale, quindi quella roba mi ha fatto paurissima. Ed era, ripeto, la roba più normale del, sì, mondo. Sì, sì. Ma il fatto che la pilota possa avere un problema in quel momento ti spaventa? Non dovrebbe, perché è una persona, tutti hanno problemi in qualsiasi momento. Però sono in aereo, siamo tutti, certo, emotivi, non lo voglio sapere. Vedi il pilota su Candy Crush e ti abbottoni il Per chiudere il discorso di prima, secondo me, infatti, la grande sicurezza che ti arriva dopo che fai dei lavori, nel nostro caso nella televisione, che all'inizio sei in ansia, la sicurezza è un po' perché capisci com'è il mondo, ma è anche perché capisci, nessuno sa cosa stiamo facendo, io posso andare lì e essere esattamente allo stesso livello degli altri. Fermo, nessuno lo sa dei tuoi pari, no, ma certo, da casa la gente fa, cazzo, questo è un comico sulla Rai, questo saprà esattamente cosa sta facendo. È verissimo. Questo per forza, ma sì, certo. Sì, 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 verissimo, è verissimo sta cosa. È vero, infatti un po' di ansia arriva per quello, dalla prestazione sul pubblico. Però io all'inizio avevo tanta ansia rispetto anche alle altre persone che erano lì,
Cioè, sai, sì, sì, la sindrome dell'impostore ti arriva, ti no, arriva, certo, quando fai tu una roba vuoi essere nuova, solo stimato dai tuoi pari. Cioè, io la sindrome dell'impostore a bomba quando abbiamo fatto battute era la prima cosa in Rai che facevo grossa. Avevo fatto due stagioni di, forse una stagione di Comedy Central. E era l'unica esperienza televisiva che avevo avuto fino a quel momento. Sì, ed sì, era semplicemente un autore che arriva e ti dice: mi piace il tuo monologo, fallo in TV. È quello che dicevamo prima. È, sì, quella è facile. Fallo in lì. TV. Le puntate sono 36. Ma io lo posso fare una volta, però il monologo. Cioè, è un monologo. Le puntate sì, sono 36. Il resto del tempo cosa faccio? Stai a casa. Fidati. Beh, verranno altri monologhi, altri comici. Comunque, mi sono perso il filo che stavo dicendo. Sindrome dell'impostore. Sindrome dell'impostore. Lì, cioè, le prime esperienze che fai, tu hai il terrore che tutti stiano pensando: questo l'hanno preso qua e hanno sbagliato a metterlo qua perché non sa assolutamente cosa sta facendo. E poi scopri che, esattamente come tutti gli altri, non sai cosa stai facendo. Assolutamente. Perché è normale. Zero. E io mi ricordo che mi aveva aiutato il fatto che Giovanni Benincasa, autore di battute e autore di una pezza di Lundini. Capo progetto. Capo progetto, scusa, sì. E comunque lui, cioè, lui è uno di quelli che, se devo dire una persona che sa un po' più degli altri cosa sta facendo, Giovanni Benincasa. Sì, però a un certo lui, punto ha avuto. Sì, anche lui ha avuto i suoi momenti in cui doveva capire un attimo, adattarsi, fare tentativi. E lì ho detto, ok, ci sta, stiamo lavorando tutti per far funzionare questa cosa. Non è una roba che tutti sanno cosa devono fare e io no. E ma quindi, infatti, okay, l'esempio può essere benissimo con la puntata pilota del podcast. Nel momento in cui avete riascoltato l'audio a fine puntata, che faceva schifo, tu volevi ucciderti, il veterano di podcast andati male è vero, era già successo. Calmissimo. No, io ero depressissimo dopo che non ha funzionato quella cosa. Io avevo già gli anticorpi, sì, per quella cosa. Sì, sì. E lui a un certo punto te l'ha proprio detto: ma io sono tranquillo perché mi è già successo. Ormai. No, c'avevamo poi per mettere su sta roba qua, ci avevamo messo un sacco di tempo, ci avevamo lavorato. Però ora abbiamo una scenografia migliore perché avevamo ancora quella. Sì, era la scenografia pre-Michela, che salutiamo. Andy Carraway su Instagram, che è passata da Milano, gli ho detto: dammi una mano a fare la scenografia, e ci ha dato una mano. Quindi c'è anche della composizione fotografica. Sì, sì, quanto è geniale quella cosa del vinile che è spezzato. Ma sì, quello è una totalmente a caso, mi è caduto. Scelta artistica, per favore, facciamo notare, ci siamo impegnati. Però andrei alle domande di rito finali. Una roba che a nessuno piace, o che, cioè, una roba che secondo te non merita la reputazione negativa che ha. È all'opposto una cosa che, cioè, una cosa che a tutti piace, ma che a te. La volta che avevo detto quella che piace a tutti era Lorenzo Tosa, mi ricordo. Ok, sì. Lorenzo Tosa, sì, sì, è l'altro, me lo ricordo, Saverio ma Tommasi. Prima Lorenzo Tosa e Saverio, sì, Tommasi. Di Saverio Tommasi è un po' il padre di tutti quelli che poi sono arrivati dopo. Sì, sì, però secondo me è diventato più Saverio Tommasi dopo Lorenzo Tosa. Sì, lui ha iniziato, cioè, iniziato facendo il Saverio Tommasi, però stava più nel suo. Sai, poi ha visto che funzionava da un altro e ha detto: ok, però sai perché conosco meglio Saverio Tommasi? Perché essendo stato lui il primo, sì, ci siamo, sì, cascati, sì, tutti. Perché come diciamo sempre, noi siamo totalmente d'accordo di base, sì, sì, con... quella, la mia critica l'altra volta era che anestetizzano il cervello. Esatto, no, perché esatto, ti dicono cose assolutamente non rivoluzionarie, banali, però ti creano proprio la bolla e tu non hai più il pensiero critico, non riesci a confrontarti, diventi proprio un passivo. È bellissimo il post su la storia Chris Rock e Will Smith. Sì. Perché questa storia qua ha spaccato in due sia la comunità woke, che la comunità del non si può più dire niente. Perché chi non si può più dire niente da una parte dice: ma che palle, sei incazzato per una battuta. Però sempre quelle persone dicono anche: giusto spaccarti la faccia, certo, se tocchi la mia donna. Sì, sì. E dall'altra parte invece c'era l'opposto. Cioè, da una parte la violenza fisica sbagliatissima assolutamente, però comunque la battuta non da... Quindi si sono spaccati i due fronti. Quindi uno come Lorenzo Tosa non sapeva che cazzo di posizione ha fatto un post in cui dice solo cos'è successo, sì, sì, col suo tono, col tono di Lorenzo, ma dice solo cos'è successo. Sì, sì. E tu dici: ma perché hai fatto questo post? Lo sappiamo cos'è successo. Se vi stesse chiedendo: ha tolto Will Smith?
è semplice, assolutamente, è molto semplice così. Il fatto che il punto è che il fatto che la battuta è brutta non toglie che ha torto Will Smith, cioè il fatto che la gente usa questa cosa, la battuta è brutta, non è una giustificazione, non è un'argomentazione, perché la battuta è brutta e ha torto Will Smith, come vi dicevo prima, c'è questa percezione ora che la gente fai una battuta per cui la gente non si offende, perché c'è questa percezione che la gente si offenda solo per le battute sui tumori, sulle cose. Ragazzi, vi siete fatti un giro su internet negli ultimi 10 anni? Cioè, si offende per qualsiasi cosa. Sì, infatti anche quella conversazione lì non ha senso. Io ho fatto un pezzo su Comedy Central quest'anno in cui fingevo una telefonata tra la ragazzina 12enne di Montanelli che aveva sposato e Montanelli, chiamandolo ovviamente pedofilo, denunciando quello che aveva fatto. I commenti di insulti mi arrivano per l'inesattezza storica, perché per loro non c'era il telefono. No, aspetta, cioè uno che ti ha criticato perché hai fatto una chiamata con Montanelli. Non c'era nella il telefono. Persona, uomo con divisa militare nell'immagine del profilo, non c'era il telefono, mona. E io parlo anche di caramelle di lupo alberto in questo coso, quindi non c'erano manco le caramelle di lupo alberto. Però lui quello non lo esclude. Però sei in un pezzo su un uomo, cioè, che ha comprato una bambina 12enne e ci ha ovviamente fatto se la sfruttava e cosa. Il tuo problema è che non ci fosse io parlo di Comedy Central in questa telefonata. Esatto. Io parlo di South Park. Spieghiamo un attimo, la gag è un'ipotetica... e comica chiamata tra Montanelli e la sua moglie. La trovate su YouTube. Esatto. Recuperare dopo questa puntata, schizzeranno le visualizzazioni. Il problema non è la moglie dodicenne, ma è il fatto che nella gag tu lo fai chiamare con un telefono. No, ovviamente il problema sicuramente erano persone di destra pro Montanelli, esatto, eccetera, eccetera, però l'attacco era non c'era il telefono, uno era proprio non c'era il telefono mona. Fantastico. Tra l'altro, sulla cosa di Will Smith, quanto non so se avete vissuto anche voi questa cosa, quanto era evidente per noi, almeno per me lo era, che era vera come cosa, perché erano convinti, almeno tutti, un sacco di gente nei commenti, li vedevo sotto gli articoli, ma tantissime, centinaia, ma secondo loro caschiamo per questa roba, classica cazzata di Hollywood, bufala, poi il grande fratello ha 14 autori, il grande fratello, 14, 14, vi giuro, se andate a vedere i titoli di coda, sono 14 autori, no, è tutto vero, è un reality, ma sì, chiaramente. È un reality, ogni volta che succede una roba così, però c'hai ragione tu, ormai di default, ci sono i negazionisti, i tre grandi argomenti degli ultimi anni, Covid, guerra in Ucraina, Chris Rock e Will Smith. Ma poi, sono i negazionisti di tutte e tre le cose. Figurati se le persone che si offendono per la minima cazzata, non le battute su un problema fisico, una malattia. Tu non so se ti ricordi, non farò il nome di chi era, ha battute una volta una persona, uno di noi dei comici a tavolo, o uomo o donna, non dico chi, ha fatto una battuta facendo un personaggio in cui diceva questo sta a casa ancora con la madre, vive ancora con la madre a 40 anni. Uno del pubblico si è alzato, forse anche piangendo, ed è uscito dallo studio e poi ha voluto conto perché diceva io vivo con mia madre e tu lo sapevi e l'hai fatto apposta. Ma che cazzo ne sapeva? Se l'aveva presa sul personale quello. Però è vero questa roba qua che anche la gente dice... Non fare battute che offendono la gente, cioè è facile. Tutte le battute offendono. Non è facile, tutte le battute offendono la gente. Sì. Tu fai un pezzo innocuo contro i ciclisti, ci sono i ciclisti che si incazzano. Per forza. Poi in quel caso è di cattivo gusto fare la battuta su una persona che non ha la battuta era orrenda. Cioè la battuta era orrenda e non faceva ridere. Il cattivo gusto non è violenza a livello che può essere paragonata a un crimine. No, chiaro. Cattivo gusto, cioè quella battuta, se quello non si fosse alzato a tirargli uno schiaffo, quella battuta la sera stessa se ne parla su Twitter e si crea il dibattito. Era andata nel vuoto, cioè, non proprio. Ha riso anche lui. A parte che rideva lui, è una delle poche persone che hanno riso alla battuta. Sì, è stato questo. No, è andata molto, cioè erano due battute una accanto all'altra, quella di Penelope Cruz, quella riderissimo. Quella dopo, risatina. Però comunque lo senti che qualcuno ha riso. No, chiaro. Quindi sì. È inutile. Era brutta forte, cioè che non avrei riso. Sì, ma non perché mi sarei indignato, proprio che non avrei riso.
Sì, ma le battute di merda le abbiamo fatte. Sì, ma perché poi, cioè, tu nel pensa senso, anche, noi vogliamo pensa dire anche che... il contesto suo, che quelle battute magari, cioè, lui non è che c'ha nel pubblico Will Smith e la moglie al Cellar, quindi quando la prova lì. No, cioè, certo. Quindi, cioè, io empatizzo. E empatizzo pure con Will Smith, perché comunque capisco che ti può partire la brocca e hai uno scatto. Sì, no, infatti... È il dibattito. Cioè, ha ragione uno che si alza e tira uno schiaffo. Totalmente d'accordo. Cioè, ma io siete pazzi. Non è che penso che Will Smith sia un maschio tossico imperdonabile. No. Cioè, assolutamente no. Però è vero, se proprio dobbiamo parlarne... Sì. Cioè, non è che adesso possiamo sdoganare questa cosa che se un comico fa una battuta che non ti piace ti alzi gli spacchi la faccia. Cioè, noi tre credo siamo tra i comici più innocui. Sì, sì, non abbiamo quella cosa che vogliamo offendere, vogliamo provocare. Sì. Più di una volta. Certo. Sarebbe potuto succedere a noi. Cioè, che se lo sdoganiamo, più di una volta sicuro abbiamo offeso qualcuno, soprattutto magari quando improvvisi e ti esce qualcosa. Comunque, mentre l'altra cosa. Io mi ricordo che cioè, la domanda era cosa una roba sottovalutata. Che ti piace, esatto, e avevi citato un video di qualcosa che era successo. Sì. Però stiamo avendo un sacco di risposte a questa cosa che non sono sulla cultura pop, che era come ci eravamo immaginati la domanda. Ok, penso a una cosa della cultura pop. Sulla cultura pop. Okay. Quindi, ricapitolando, una cosa che agli altri non piace. Ma a te sì. Esatto. Mi sto confondendo pure io adesso. Una cosa che agli altri non piace e a me sì. Che vorresti che avesse una reputazione migliore di quella che ha? Benito Mussolini. Va bene, visto che grazie a tutti. Visto che siamo a un'ora e mezza di podcast, io direi che possiamo chiudere qui. Vladimir Putin. Mettiamo sopra: questa puntata è stata registrata a gennaio del 2021. Tipo. Oddio. Registrata a gennaio 2021. Musica che mi piace. Che i film in cui c'è molto respiro, molte pause, tipo cinema nord europeo, i film di Terence Malick. Ok, non ho mai visto Malick, però... Io ho capito il genere... Però anch'io concordo. Molto silenzio, che tipo, tu, cioè, a te piacciono tanto e tu dici, ora lo faccio vedere alla ragazza che amo, a un amico, e quello si addormenta dopo due secondi. E poi soprattutto quando lo stai guardando dici... Però me lo ricordavo lento, non così lento. Quando lo guardi con quella persona. Allora io me lo ricordavo lento, non così tanto lento. Cioè, di solito quando fai vedere un film a un'altra persona e speri che le piaccia, quando non le piace ne resti deluso. Invece a me piacciono proprio quei film in cui si addormenta e dici no, ci sta. Lo capisco. Cioè, Tree of Life di Terence Malick sono tre ore di suono di ruscelli che con voci sussurrate la vita. Così. Ma infatti sono bellissimi, però io sono purtroppo di quelli che cioè io capisco quelli che fanno fatica a vederli, tipo, non riesco a vedermeli spesso. The Worst Person in the World, bellissimo. Ne parlano tanto ultimamente e ho sentito un sacco di pareri. Però già è più ritmato. Okay. È sempre l'ordine europeo, Malick è americano. Io però l'ho visto, credo. No, è piaciuto da poco. Però è molto più ritmato perché è diviso pure in capitoli, quindi c'è un seguito della cosa. Mm-hmm. Invece c'è tipo un altro bellissimo, è Forza Maggiore, che è uscito qualche anno fa. Mm-hmm. E se non ricordo male è il regista è Östlund, quello là che ha fatto anche The Square, quello che ha vinto Cannes qualche anno fa. Che c'era il famoso quadrato per terra nel museo là. Mm-hmm. E in quel film hanno fatto anche un remake, Will Ferrell e Julia Louis-Dreyfus, terrificante. Perché teoricamente è anche comico e fa molto ridere. La premessa è una famiglia in settimana bianca con due bambini piccoli. A un certo punto c'è una valanga controllata mentre loro sono nella terrazza della baita a mangiare. Arriva la valanga controllata, man mano si avvicina e il padre fa il video. Fa guarda, è una valanga controllata. Però sta valanga si avvicina sempre di più e fanno i video tutti, anche gli altri ospiti delle cose. La moglie inizia ad avere panico. E loro, no, guarda, è una valanga controllata. La valanga si avvicina fino a che prende la terrazza, però la prende solo tipo con il vapore, cioè la polvere, come si chiama, il nevischio, non proprio la valanga piena. Mm-hmm. Però il padre scappa via e la madre prende i figli e si ferma. E poi
nessuno si è fatto nulla. Il padre proprio prende e scappa, se ne va, è dritto, sua famiglia. E poi torna e fa me l'avevo detto, non l'avevo controllata. E però tutto il film si basa su questo disagio dentro che c'hanno, perché la moglie sa, in una situazione di pericolo tu te ne vai. Sì, 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 e c'è, è però bellissimo. È tutto, cioè, ne parlano pochissimo nel film, immagino pochissime volte c'è lei che gli fa te ne sei scappato, pezzo di merda. Però tu senti questa cosa. Lo senti sempre. È bellissimo. Secondo me il cinema nord europeo riesce a catturare proprio il disagio del non il disagio, magari in altro cinema c'è più un disagio, anche quello americano, proprio il disagio esplicito emotivo. Mm-hmm. Però il cinema nord europeo ti piglia tipo il viaggio in ascensore con un altro. Sì, sì, c'è sì, quel sì. disagio lì. Quella che cosa ce l'hai dentro, non detto che ce l'hai dentro. È verissimo. Lo inquadra perfetto. Dai, allora ringraziamo molto Francesco Milleto per essere tornato. Esatto, per essere tornato, per la pazienza. E speriamo non ci abbiano tradito i nostri marchingegni elettronici. Se anche stavolta non funzionano, però è colpa tua, perché le altre tre puntate sono andate bene. È che la mia voce è troppo sexy per le vostre frequenze. Il Mac non la regge. No, e ringraziamo anche se ci avete seguito fino a qui. Se ci avete seguito, non chi ci ha seguito. Sono ringraziamo molto... quei quattro coglioni che sono rimasti. Grazie per aver seguito la puntata. Grazie per aver seguito la puntata. La nuova puntata uscirà giovedì prossimo, perché non lo diciamo mai questa cosa, ricordiamoci di dirlo. Esce una nuova puntata ogni giovedì. Iscrivetevi, sì. Seguiteci bene. Ciao.